McLaren presenta quest'anno la 650S, che è l'evoluzione della 12C, sia in versione coupé sia in versione Spider. Diciamo che le due varianti escono in contemporanea sul mercato. Frontale completamente nuovo, ispirato alla P1, non è solo estetica, ma dà un incremento di downforce ad alta velocità del 24%, quindi penso un lavoro molto importante. Innovazione per quanto riguarda soprattutto i cavalli motore, che passano da 625 a 650 con una rivisitazione consistente del motore, non solo della centralina elettronica, un incremento prestazionale delle sospensioni nei vari step, e riusciamo a guadagnare ancora 6 kg in meno sul totale della vettura, quindi si parla di 1300 kg netti. Specifiche tecniche rispetto a 12C sono migliorate, passiamo dagli 0 a 100 in 3 secondi netti, 0 a 200 in 8 secondi e 4. La vettura attuale offre una dotazione di serie molto più importante, come i freni carboceramica, già l'impianto Iris, il navigatore più Hi-Fi Premium, l'interno full Alcantara, che è un interno nuovo, c'è la possibilità di avere anche la telecamera posteriore. Io penso che la produzione sia sempre la stessa, sulle 1000 auto all'anno, partendo però con una produzione leggermente inferiore all'inizio per poi incrementarla. Il prezzo sul mercato si parla dai 238.700 euro.